manovra del governo è questa. Anche qui, perché ci dobbiamo stupire? Se tu dici che non c'è la crisi, puoi in un mese fare una manovra di 25 miliardi fatta bene? È una manovra arrabattata, in molti versi anche improvvisata. Ma dire che è arrabattata e improvvisata non vuol dire che non abbia un disegno sociale dietro. Ce l'ha! È insieme arrabattata, confusa, contraddittoria con un disegno sociale. Per questo abbiamo detto, e dobbiamo ripeterlo, che è una manovra insieme che non è equa, che non affronta nessun tema, con una capacità di riforma, ed è una manovra che non fa nulla per lo sviluppo. L'iniquità della manovra è chiara. Chi paga? Se il tema è che tutti devono fare i sacrifici, e questa è la mia profonda convinzione, non si esce da questa crisi senza sacrifici. Allora il problema si sposta. Chi deve fare i sacrifici e in misura di che cosa? Questa è una manovra che fa fare sacrifici molti a pochi, una parte importante di sacrifici a un'altra parte del mondo del lavoro e tiene fuori dai sacrifici una parte del paese. La cosa che più ti colpisce è che tiene fuori dai sacrifici quella parte del paese che più ha. Più ha di reddito, più ha di patrimonio, più ha di ricchezze, più ha di possibilità. A questa parte non chiedi nulla, ma proprio nulla. Io ho usato questo argomento, ma è vero. Un cittadino che guadagna 300.000 euro, 500.000 euro, 1 milione di euro, una famiglia che possiede barche, yacht, case, castelli, ville, possedimenti, non mette neanche un centesimo. È un povero Cristo che lavora in un ospedale a 1.300 euro, un maestro che guadagna 1.400 euro, un lavoratore della fiera che deve andare in pensione e deve lavorare un anno in più. Tutti mettono qualcosa. Chi 2.000 euro, chi 3.000 euro, chi un anno di lavoro in più, senza averne nessun vantaggio, per non parlare dell'innalzamento delle finestre della vecchiaia, dove colpisci soprattutto le donne. Perché, come sappiamo, chi si pensiona attraverso la vecchiaia sono soprattutto le grandi storie discontinue, e le grandi storie discontinue parlano quasi sempre delle donne, di chi ha potuto lavorare, di chi poi è tornata a casa, di chi poi, quando i figli sono cresciuti, è ritornata a lavorare, e parliamo sempre di pensioni molto basse. O non è così la manovra del governo? Niente sulla ricchezza, niente sui patrimoni, niente sui redditi, niente sulle rendite finanziarie. E quando dici queste cose ti dicono: ma l'Europa ci dice di non mettere le tasse. Strano, vale solo per l'Italia questo discorso delle tasse, perché Zapatero le può mettere sui ricchi, Sarkozy le può mettere sui più ricchi, Cameron le può mettere sulle banche, la Merkel le metterà sui redditi medio alti. Solo noi non possiamo farlo. Io capisco perché Berlusconi non vuol farlo, perché, avendo detto non metterò mai una tassa, non è in condizione adesso di farlo. Ma allora, per non, come dire, per non contraddirsi, è costretto a fare cose che poi riguardano soltanto i lavoratori. Ma vi rendete conto dell'assurdità? Che in un settore pubblico un reddito di 150.000 euro ha un addizionale di 10% in più e un reddito uguale prodotto nel privato niente. Perché per fare una cosa che parla l'uno agli altri devi mettere un'imposta, un addizionale di un'imposta. Vi ricordate la nostra proposta? Sopra i 150.000 euro un addizionale di 2 punti, dal 43 al 45. Quello ci voleva e ci vuole, non una roba che separa così. Solo che per farla devi riconoscere che di fronte a un momento eccezionale non puoi farla così. E Dio non volesse che ci volesse una nuova manovra da qui a poco, perché fra tante cose che questa manovra combina, è anche un po' scombinata per quanto riguarda i saldi, perché se 8 miliardi sono previsti, 8-10 miliardi dal recupero d'evasione, e per caso, come molto probabile, tra gli strumenti, la poca credibilità, il fatto che non puoi fare assieme un condono e una lotta all'evasione, perché ha ragione Emilio,
Loro hanno messo quella norma sul catasto, che messa così non vuol dire nulla, ma arriverà un peone del gruppo del PDL che presenterà in Parlamento un emendamento per correggere quella norma e per costruirci un condono, e il governo dirà: noi che c'entriamo? Lo ha fatto il Parlamento. E scommetto fin da adesso chi ci sarà: questo deputato ombra che presenterà la norma e che, se non si ha la forza di arrestare questo, uscirà un ulteriore condono. Dicevo, se poi questi miliardi dei condoni, della lotta all'evasione, non dovessero arrivare e ci dovesse essere bisogno di una nuova manovra, magari con la finanziaria, che succede? Fermo restando che, siccome si è detto che non si può aumentare neanche sui redditi alti l'imposizione, chi altri sarà chiamato a pagare? Questa è la manovra iniqua. Quasi tutto su alcuni. Guarda caso il lavoro. Lavoro pubblico di più, evidente, ma anche lavoro privato attraverso una parte importante. Poi ho detto: non fa riforme, anzi, fa casini. Vogliamo prendere il tema dell'innalzamento dell'età? Ma è questo il modo di fare? Nel pubblico una soluzione, nel privato un'altra soluzione. Alla fine che cosa si inventa? Inventa, non volendo affrontare seriamente il problema che c'è di ritornare a un sistema flessibile dell'uscita di vecchiaia, come era nella legge Dini, perché quella è la soluzione equa e moderna, che ti fa unità tra uomini e donne, che ti consente, se vuoi, di andare un po' prima con una pensione un po' più bassa, e se puoi, di restare un po' di più con una pensione più alta, perché questa è la soluzione del problema. Ma non la vogliono fare, perché vuol dire negare tutto quello che hanno fatto, perché l'hanno fatto saltare loro con Maroni nell'altro governo questa cosa. E vorrebbe dire dare anche ragione a chi come noi ha ragione su questa cosa. Allora, siccome non puoi affrontarlo così il tema, come l'affronti? Con le finestre mobili. Peccato che queste finestre mobili vuol dire far lavorare un anno in più le persone. Peccato che da questa cosa escano fuori almeno due grandi questioni, grandi come la casa, le pensioni future dei giovani di oggi, di cui nessuno parla più, quando sono la vera questione di sostenibilità sociale del sistema previdenziale italiano, che non parla solo del futuro da qui a 40 anni, ma anche del modo con il quale il giovane di oggi vivrà il suo rapporto con la sua pensione, che non la costruisci quando andrà in pensione, ma la costruisci già da qui a quando andrà in pensione. E tutti quei temi, a partire dai lavori usuranti, che aspettano da 3 anni di poter avere uno straccio di risposta. Oppure del pubblico impiego. Per anni Brunetta, il vostro sindaco mancato. Andiamoci piano, Ha sfidato un po' tutti dicendo: bisogna lavorare di più, lavorare meglio, bisogna fare la riforma, bisogna premiare il merito. Ora, senza polemiche, ma onestamente, sempre con, diciamo, la coerenza che credo dobbiamo mantenere, ma se un ministro per 2 anni ha fatto di questo, diciamo, il caposaldo della sua azione governativa, di fronte a una manovra che azzera e annulla qualsiasi fondamento di questo suo disegno, che cosa dovrebbe fare? Se fosse un ministro coerente, dovrebbe riconoscere che con questa manovra lui non è in condizione di fare niente delle cose sulle quali per 2 anni ha spiegato al Paese. Perché mi spiegate voi come si fa il merito con il fatto che non puoi più fare né contratti nazionali, né contratti di secondo livello, né sulla produttività? Che cosa fai? Come la fai questa riforma? Eppure silenzio.
ministro molto loquace, improvvisamente non dice più niente, non parla più. La verità è che dovrebbe essere coerente e dire: se questo è, io non posso più fare quello che avevo pensato di fare e trarne le conseguenze. Ma vedrete che questo non accade.